Brata creaturina! Tu sei il mio dolce piccolino! No, il mio tesoruccio è diventato così magro! Andremo da Orso a prendere il lattuccio per te! Ecco, siamo quasi arrivati! Ciao, siamo venuti a prendere il latte! Tu vedrai che anche un gattino la sua cena aspetterà, e pulito il suo nasino, più contento mangerà. E la scrofa ai maialini a lavarci insegnerà. Dopo un bagno ai piccolini l'appetito aumenterà. Su bambini, metti il dente e spazzolino, shampoo, schiuma, bolle di sapone, bagno, doccia, alla sera o al mattino, ogni giorno tutto splenderà. Lava sempre tutto bene, non rischiare malattie, come chi non fa attenzione lascia sporco intorno a sé. Tutti i giorni fare il bagno è una cosa naturale, è l'igiene personale ed ognuno sa cos'è. Su bambini, dentifricio e spazzolino, shampoo, schiuma, bolle di sapone, bagno, doccia, alla sera o al mattino, sotto il sole tutto splenderà. Su ecco fatto, andiamo pure! È una cosa naturale fare il bagno, è un piacere da provare. Su bambini, è l'igiene personale, sotto il sole tutto splenderà. Che cosa vuoi dire? Non faccio più la mamma? Ah!
dolce vita. Oh, sei già sveglio? Sono qua sotto perché devo fare colazione. Lo so, ma se vuoi mangiare un pesce devi prima riempire il mio pancino. Qualcosa di dolce, orso! Perché si arrabbia? Non è colpa mia se voglio qualcosa di dolce! Voglia di qualcosa di dolce, nessuno mi fermerà! Sì! Adesso è il momento di raccogliere un po' di frutta! Ora, assaggiamo com'è! Buonissima! Così la vita sarà più dolce. Ho paura che mi stia cadendo un dentino. Spesso caramelle lecca lecca, creme, biscotti o torte di cioccolata. Quando passo il carrettino del gelato, io li corro dietro se non si è fermato. Dammelo, dammelo un cono, tutto per me. Mi fanno male i denti, che sarà? Non ho paura, io sono forte, ma che cosa fa? Se mi vengono a legare i denti, i denti sono amiche.
l'unica salvezza. Uno solo è il rimedio, è davvero importante. Lo spazzolino da denti. Ciao, sono qui per la colazione. I dolci richiedono qualche sacrificio. Le storie di paura di Masha. Certe persone hanno strane paure, proprio come nella storia che sto per raccontarvi. C'era una volta un bambino su un autobus. Di fronte a lui c'era una vecchietta che parlava e parlava. Disse anche che se qualcuno fosse andato a nuotare oltre le boe, laggiù dove era vietato, sarebbe di sicuro annegato e nessuno avrebbe potuto aiutarlo. Il bambino fu così impressionato che da quel giorno iniziò a temere l'acqua, come la peste. L'estate il bambino andò a trascorrere le vacanze in campeggio, ma quando gli altri bambini andavano a nuotare, lui se ne stava seduto sul molo, a fissare l'acqua profonda. Guardò e guardò così a lungo e così intensamente che iniziò a credere di vedere qualcuno sott'acqua che a sua volta lo stava fissando. Si convinse che la prima volta che fosse andato a nuotare, quella creatura nell'acqua l'avrebbe afferrato per i piedi e l'avrebbe trascinato sul fondo per sempre. Una cosa spaventosa. Per farla breve, il bambino spaventato decise che l'acqua era troppo pericolosa e la mattina smise di lavarsi la faccia. Poi non volle più nemmeno lavarsi le mani prima di andare a mangiare. E alla fine stabilì il record di quel campeggio. Non si lavò per quasi tutte le vacanze estive. Se voi sapeste, come diventano del tutto irriconoscibili i bambini quando per qualche ragione smettono di lavarsi per bene. Dopo qualche tempo, il bambino notò che intorno a lui tutti si comportavano in modo strano. Gli altri bambini non solo lo fissavano, ma scappavano spaventati. Anche i grandi fuggivano. Solo il prode allenatore non scappò, ma si nascose dietro ad alcuni attrezzi. Ah, che ingenuo! Pensava che il bambino non l'avrebbe trovato lì dietro. Figuriamoci, come poteva non vederlo, grande e grosso com'era? Ti ho visto, ti ho trovato! Questo voleva dire il bambino, ma al posto della sua voce uscì. L'allenatore strillò spaventatissimo. Oh, povero me! Salvatemi, è entrato un porcellino in palestra! Era vero, poiché il bambino non si era più lavato, era diventato uno strano porcellino. Eh sì, purtroppo un porcellino non può stare nello stesso campeggio con gli altri bambini. Perciò il bambino porcello fu costretto a stare insieme agli altri animali. E finalmente capì che doveva smettere di avere paura dell'acqua, se non voleva passare tutto il tempo a mangiare strani avanzi come le bucce di cocomero. Doveva vincere la sua paura, perciò chiuse gli occhi, prese la rincorsa e saltò in acqua senza esitazione. Sorpreso, si accorse che non succedeva niente di terribile. Allora, tutto felice, corse verso i lavandini. Mise la testa direttamente sotto l'acqua e finalmente, invece del grugno del porcellino, vide nello specchio il suo bel naso da bambino. Allora prese il sapone e iniziò a insaponare anche gli zoccoli da porcellino. E
Meraviglia! Ecco di nuovo le sue mani. Il bambino cominciò a nuotare ogni giorno, a lavarsi la faccia, spazzolarsi i denti e strigliarsi sotto la doccia. E quando il campeggio terminò, la sua trasformazione in un bambino senza paura fu completa. Riuscì perfino a vincere una gara di nuoto. Quando la mamma arrivò al campeggio, era contentissima. Abbracciò il bambino e gli diede un bel bacio sul naso. Allora avete capito, amici miei? Non abbiate paura dell'acqua. Nuotare fa bene a tutti, ma non allontanatevi troppo dalla riva. Il cappello magico. Che vede come diventa invisibile. Ah! Orso, apri la porta! Oh oh! Meno male che non mi ha vista. E adesso a chi faccio vedere che sono invisibile? Oh! Ma sì, certo! A lui piacerà un sacco! Coniglietto, lascia perdere le carote. Che ne dici di ballare con me? Perfetto! E ora voglio diventare invisibile per qualcun altro. Oh,
ragazzi, guardate cosa ho qui per voi. Prego, servitevi pure. Non volete mangiare questi deliziosi lamponi? Forza, un po' di coraggio! Oh, ma insomma, che senso ha essere gentili se nessuno può vederlo? Che disastro! Mai visto un disordine simile? Ma chi sarà stato? Orso, ma chi è stato a ridurre la casa in queste condizioni? L'ho catturata! Sì, che bello! Ora possiamo giocare a nascondino! Arrivo con il treno del mattino. Tua cugina Dasha. Per favore, non fare tardi. Oh. Una cugina di troppo. Tutto io. Visto? Sembriamo proprio due gemelle. Non vedo l'ora di presentarti a tutti. Lui è il mio piccolino. Lei è la mia cugina Dasha. Oh, è felicissimo di fare la tua conoscenza. Oh, c'è un altro che sarà felicissimo di conoscerti. Orso! Aspetta qui, vado a cercarlo, torno subito. Orso! Fa come se fosse a casa tua, io torno subito. Ti mostro una cosa.
voglio presentarti una persona. La mia cuginetta Dasha. Visto Dasha, Orso non si regge in piedi dalla felicità. Faccio una bella visitina. Toc toc toc. Non va bene. Allora, questo è il problema. Sì, è un caso complicato. La sola cosa che può aiutarti è un po' di riposo. Adesso stenditi! Dai, forza! Ti ci vuole del tè ai lamponi ora. Così la medicina sarà più dolce e gustosa. Divano. Non è che ti sei alzato? Ti senti ancora molto male? E va bene, Orso.
Ora ti visiterò di nuovo. Bene. Sì, sembra che vada bene. È tutto a posto qui. Sei davvero malato! Hai bisogno di un periodo di riposo. Oggi sei ancora malato, non guarisci! Ho capito, come vuoi tu, ti visito di nuovo! Oh!